continuando con le cose tecniche, in veste di organizer mi rubo 2 minuti per ricordarvi che dopo c'è confermata, c'è l'estrazione del codice del Brains, per ringraziarvi di essere qua oggi, per ringraziare Andrea, eccolo, per ringraziare Andrea. Inoltre, se volete partecipare come speaker, benvenuti, quindi venite da me, da Angelo, da Alberto e ne parliamo. Okay. In veste di speaker stasera, innanzitutto vi chiedo scusa per la voce rotta, ma sono malattia da domani. Così. Ti sentiamo benissimo. Perfetto. E, allora, il mio talk di stasera si intitola Estimates, Why, What and How. Ok? Perché? Perché siamo nel settore del software, è il nostro pane quotidiano, e l'obiettivo del talk è dare un punto di vista alternativo, come in quasi tutti i talk metodologici che cerchiamo di portare, a questa cosa che tutti i giorni affrontiamo. Ok? Prima di iniziare volevo partire con una serie di fatti, ok? Ed è il primo. Non c'è mai una stima che viene rispettata al 100%, ok? Come non c'è un autobus che viene in orario, non c'è il software che viene deliverato sulla base del delivery plan al minuto, questa cosa non succede mai nel mondo reale, ok? Quindi possiamo toglierci la corona da grandi PM e rilassarci e iniziare a lavorare. Fatto numero 2. Visto che sbagliare è inevitabile quando facciamo le stime, l'unica cosa che conta in questo caso è di quanto stiamo sbagliando, quindi è importante anche capire non se abbiamo sbagliato o meno, perché sappiamo di aver sbagliato, ma di quanto abbiamo scannato, ok? Quando dico cannato vuol dire che quello che abbiamo stimato come timeline è andato un po' troppo in avanti o un po' troppo indietro, okay, non vanno bene nessuno delle due, perché se vai troppo in avanti vuol dire che forse è meglio se installi Better Quit Your Job Bundle, se vai un po' troppo indietro vuol dire che hai fatto il furbetto. Ok, fatto numero 3, ad aumentare delle quantità di cose da fare, dell'effort, aumenta anche la probabilità di sbagliare la vostra stima. Ok, questo vuol dire che se avete un progetto da 3 giorni e sbagliate di un giorno, magari non succede niente, anche se in percentuale è tanto. Se avete un progetto da 150 giorni e sbagliate di 50 giorni, sono problemi, ok? E perché ci sono questi fatti così negativi, no? Perché fare le stime attendibili è difficile, è un lavoro a parte. E 2, comunque nella qualità dei programmatori o dei PM o dei solution architect, noi lavoriamo con le aziende e l'azienda software di servizi, quel che è di prodotto, è un organismo molto complesso che dipende da tanti fattori, da tante dinamiche interne, esterne, quello che vogliamo. Ok? Prima che vada avanti c'è qualcuno che fa le stime tutti i giorni, lo fa di lavoro. Ok, qualche PM, qualcuno che fa PM? L'ho fatto. Qualcuno certificato PMP? Ok, benissimo, posso dire quello che vuoi, mi spanculerà. E quindi, the why, il perché bisogna fare le stime, ok? Perché ce le chiedono. Perché ce le chiedono, questo è il punto di vista classico. Se ce ne sono altri, esplicitateli, però questo è, se tu lo chiedi a un programmatore, dici, me li chiedo. Perché se uno vuole fare un investimento deve capire come farlo al meglio. Anche. Quindi l'obiettivo di questo talk è darvi un'altra angolazione, ok? Per vedere che cosa sono le stime. Parto sempre dal business, ok? Perché il business e sta a monte di tutto quello che facciamo per guadagnare soldi inizialmente, non so se siete d'accordo, credo di sì. Nel business c'è sempre un budget,
che deve aspettare. C'è sempre un cliente interno e esterno. Tendenzialmente c'è un mercato, nelle aziende di prodotto c'è un mercato, e il mercato non aspetta e non perdona, quindi o lanciate oppure chiudete, o magari lanciate e chiudete lo stesso, cioè succede di tutto. E molto spesso, una volta, il 99% dei casi, altre realtà con cui dovete interfacciare, quindi fornitori, quindi non so, i fornitori dei fornitori. Banalmente, il reparto marketing ha programmato l'uscita su tutti i giornali, bisogna andare su con la landing. La landing, uno, non è pronto, due, non è carrozzata, lato infrastrutturale, e l'insieme di queste cose poi sono fondatori. Cosa tende a fare il business? Tende a fare questo, ti chiedono delle stime e poi le trattano come le deadline, ok? È il grande classico. Voi dovete, cioè noi nella qualità di programmatori, ma in realtà è il ruolo del PM, in realtà bisognerebbe opporsi, ok? Se c'è possibilità, chiaramente, cioè, se tengono stagi figli non puoi opporsi, però è il tuo lavoro da PM far capire a chi fa il tuo business che questa cosa non è possibile. Dopo, durante le slide, vedremo perché. Quindi, per il business abbiamo visto, per il PM barra squadra. Squadra intendo non il singolo individuo, non il singolo programmatore, ma l'insieme di, ok? È uno strumento di controllo della qualità del software che viene prodotto. Almeno io la vedo così. Quindi, più siamo precisi nel fare la stima, è il sinonimo dell'effort che abbiamo messo nel progettarla, al meglio. Okay? Quindi la qualità è direttamente legata, la qualità del software è direttamente legata alla qualità delle nostre stime. Ok? Avere il polso della situazione sul progetto. Quindi la timeline c'è sempre, abbiamo stimato tot, i milestone sono questi, dove siamo adesso, che ora sono? Tre ore indietro, iniziamo a correre. Non puoi correre se prima non è previsto quanti cavalli ti servono, capacity planning. Cioè, non puoi fare una squadra, non puoi fare una squadra se prima non hai stimato l'effort, ok? Quindi è uno strumento anche organizzativo. Il dev, il programmatore, perché dovrebbe capire che le stime non sono una rottura di palle? Perché è uno strumento per lui che uno gli permette di evitare lo stress, ok? In qualsiasi discussione, a prescindere dalla tematica, è molto più semplice fare il dibattito se hai i numeri alla mano, ok? Se poi sono giusti o sbagliati, se il margine di errore è abbastanza limitato, comunque tu sei giusto, quindi ti evita lo stress. Aumenta la qualità del proprio lavoro perché riesce comunque a pianificare, a vedere non solo oggi ma non so, magari a una settimana, due settimane, tre settimane, e di conseguenza aumentare la qualità della vita. Quindi più sei tranquillo, più sai che cosa andrai a fare, più sei rilassato. Okay. Il goal per tutti, ok? Quindi le stime a cosa servono nel completo, quindi queste tre componenti, azienda, PM e il programmatore. Non è punire il responsabile, cioè non deve essere mai così nel mondo ideale. Non deve essere così, deve essere però uno strumento con quale noi possiamo accorgerci di andare nella direzione sbagliata e tornare, quindi sterzare nella direzione giusta. Che cosa? Cosa possiamo stimare? Ok? La complessità. La complessità delle cose che ci vengono chieste. Ok? Qua usare i giorni per stimare la complessità non è il massimo, ok? Infatti una delle tecniche che viene utilizzata è il planning poker con gli story points, fa anche team building, lavoro di gruppo, oppure i livelli di ignoranza, in realtà non si usa, in realtà sono livelli di expertise. Quindi uno dei modi su cui possiamo ponderare, ok? Uno dei modi su cui possiamo ponderare
l'effort quantificato successivamente sono i nostri livelli di expertise. Ok, primo, abbiamo fatto in precedenza, quindi abbiamo sia il know-how sia l'esperienza diretta di come fare questa cosa. Ok, non è sinonimo che la faremo bene questa volta, per carità, però intanto l'abbiamo fatto, sappiamo come si fa. Secondo, abbiamo fatto una cosa simile a questa, ok? Quindi, non so, abbiamo scritto un adapter per Doctrine di MongoDB, adesso ne scriveremo uno per, non so, AngelDB. Sappiamo almeno come funziona Doctrine dentro. Il nuovo è zero, però sappiamo a chi chiedere, ok? Quindi il fattore di rischio sale man mano che scendiamo. Sappiamo a chi chiedere, quindi abbiamo comunque accesso a know-how. Ad esempio, in azienda non abbiamo competenze sui test, però abbiamo Andrea Francia che andiamo a chiedere a lui. Okay. E il quarto, non abbiamo accesso a know-how, quindi massimo rischio, non sappiamo niente, non abbiamo accesso a know-how. E già evidenziare questa cosa qua fa capire a chi poi prende la decisione, o a voi stessi, se siete voi in carico, ok? Come agire. Quindi, magari invece di partire a sviluppare il progetto, riusciamo a contrattare una settimana di uscire da qua e di entrare qua, di fare delle scelte un po' diverse. Seconda cosa che insegniamo, e quello su cui poi si basa in realtà tendenzialmente tutto il lavoro svolto, e l'effort, ok? Quindi al business interessa principalmente questa cosa qua, ma quindi quanto mi costa? Se il costo è formato da ore uomo, ovviamente ti chiedono, ma quanto ci vuole? Quanto ci vuole? Tu dici, beh, devo analizzare. Però l'effort non è il sinonimo di delivery, cioè se per fare una cosa ci vuole 9 mesi, 9 donne non partoriscono un bambino in un mese, ok? Quindi l'effort è diverso da delivery, perché delivery si basa sull'effort quantificato, però devi prendere in considerazione anche tutto il resto. Quindi devi prendere in considerazione la vostra squadra, i vostri fornitori, la disponibilità dei vostri fornitori, il cliente quanto è disponibile a lavorare sul progetto, il budget, eccetera, eccetera, il lavoro in corso. E tutto insieme di queste cose qua poi costituiscono il leader qua. Ok? Sto andando troppo veloce, sto correndo? No. Come? Ok, quindi abbiamo visto perché, che cosa, e adesso vedremo come. Ok? La base di fare qualsiasi stima minimamente attendibile e comunque fare un, adesso io ho usato questi termini, però dipende dal progetto, però se un progetto medio grosso, questo è un must, cioè dovete partire dall'analisi, dovete prima stimare quanto ci vorrà per fare l'analisi e via dicendo, e il prodotto di questa analisi è un documento che si chiama PRD, Product Requirements Document, l'SRS, Software Requirement Specification, tutti e due, e User Stories, opzionali, però possono far parte del PRD, ok? Quindi le vostre specifiche, anche se non sono quelle al 100%, devono essere scritte in questi due documenti, o almeno in uno, perché questo è più importante. Il PRD per me vince sull'SRS, perché l'importante è che cosa? L'SRS è il come. Ok, questa è la base, bisogna definire questi requirements. Sulla base dei requirements bisogna produrre il work breakdown structure. Che cos'è? Qualcuno è familiare con questo termine? No, è la lista, è macro lista, questa cosa carina, macro lista delle funzionalità oppure dei componenti con il breakdown per il sottotask. Ok, quindi viene prodotta questa cosa qua. Adesso io non garantisco per tutti, però noi che lavoriamo
comunque nel settore digital, questo per noi, tutti i preventivi che escono si basano su un VBS. Ok? Quindi abbiamo fatto il documento di prodotto e di SRS, quindi specifiche, abbiamo fatto il breakdown structure. Fattore fondamentale, la granularità. Se i vostri task, se quello che avete fatto qui, in questa schermata, non è quantificabile in base oraria, è troppo, vuol dire che questi sono troppo grossi. I sottotask sono troppo grossi, devono essere quantificati in base oraria. Altrimenti, cosa succede? Che il rischio che il vostro preventivo, quindi le vostre stime che avete fatto, sono poco attendibili, cioè aumenta il rischio di cambiare. E una volta abbiamo fatto tutto questo, possiamo partire. Oppure, se siamo molto bravi, e se abbiamo un ottimo rapporto con il nostro PM, con il nostro cliente, possiamo dire, guarda, non partiamo da zero, facciamo un'operazione, facciamo un approccio iterativo, produciamo un po' di wireframe, produciamo un prototipo HTML statico, vediamo come funziona. E poi si ritorna, si fa l'iterazione sulla progettualità, quindi si fa un passato su PRD, si fa un passato su SRS, si adegua la struttura del lavoro e le stime di conseguenza. In questo modo poi si aumenta il rischio, si diminuisce il rischio, scusate. Quali sono le tecniche principali? Okay? Vi ricordo che la base di partenza per fare le stime è, quindi è un lavoro, fare questi documenti, fare il VBS, mettere i numerini e dell'effort, è un lavoro, ok? Quindi è anche un costo, però è un costo completamente giustificato, perché invece di partire alla cieca sapete almeno più o meno dove andare. Quali sono le tecniche principali per stimare l'effort? E comunque vi ricordo che partiamo dal VBS, l'abbiamo già fatto. Il più classico, l'expert judgment, quindi stiamo facendo un sistema, io sono esperto, non so, sviluppo web oppure sviluppo sistemi a basso livello e metto la mia stima ai task che mi riguardano, ok? Quindi tranquillamente si può lavorare in gruppo, quindi anche l'expert judgment può essere espresso da un consiglio. Su questa cosa ci sono due twist abbastanza interessanti. Perché? Perché comunque questo expert judgment dopo un po' non è funzionale, okay? Può funzionare come può non funzionare. E quindi uno dei miei amici che fa PM ha detto, ma io dopo un po' mi sono rotto le palle, tutte le stime che mi davano moltiplicavo per 1.6 e andavo avanti così ed era perfetto. Quindi per assurdo ha trovato un fattore per quale riusciva a moltiplicare le stime che gli davano e andava bene, quindi un 60% in più di tempo, boom. La costante di pianificazione. Il mio conoscente diceva questo, ma moltiplicava sempre per pi greco. Sul pi greco? CTO di Yandex, non so se conoscete il motore di ricerca, o comunque uno dei top programmatori, quando gli venivano chieste delle stime, lui diceva, vabbè, a occhio e croce 4 mesi, più 2 settimane. E chiede, ma perché 2 settimane? Perché in 2 settimane lo faccio io, ma il che vado lo faccio io da solo. E questa, voi vedete, ma questa è la cosa più pericolosa per chi fa le stime per gli altri. Ok? Quindi se tu sei PM, non sei operativo, non lo fai tu, non lo farai tu. Non, è inutile che fai questo più 2 settimane, perché tu non devi stimare in quanto lo farai tu, devi stimare in quanto lo farà chi eseguirà il lavoro. Ed è un abisso, fidatevi, è una differenza troppo grande. L'altra tecnica, stimare per analogia, quindi abbiamo già fatto un progetto di questo tipo, lo prendiamo e questo è simile, quindi anche questo di conseguenza costerà tot. Ok, quindi
abbiamo fatto un sito WordPress che costa 7.000 euro, adesso è arrivato un altro sito WordPress, boh, 7.000 euro e via. L'evoluzione delle analogie è il parametric estimate, ok? Quindi quando si scende, non si stima più per l'intero progetto, ma il progetto viene spezzato nelle varie componenti e si stimano diverse componenti, ok? Poi la sommatoria si fa venire fuori. E quindi se c'è qualche rischio che una delle componenti si discosta rispetto al precedente, noi andiamo a beccarlo e ad aggiustare il prezzo o la stima in su. Scusate. E nel 1958, elementi della prima immagine americana si sono stufate di sbagliare sempre le stime, hanno detto aggiungiamo un po' di scienza nel nostro lavoro, e quindi è nato, questa tecnica è nata, non mi ricordo come si chiama, Busa, Allen Hamilton mi sembra, agenzie che lavorava per il governo americano, che seguivano dei progetti abbastanza grossi, militari eccetera eccetera, e quindi hanno sviluppato questa tecnica qua che si chiama, una parte si chiama PERT e l'altra si chiama CPM, quindi PERT sta per Project Estimation, devo guardare le note, scusate. Angelo, ma le note qua? Vorresti avere la vista da speaker. Allora, PERT sta Program Evaluation and Review Technique, ok? E la CPM sta per Critical Path Method. Quindi loro con il PERT stimavano l'effort e poi con la CPM mettevano il grafo dei vari task che erano interconnessi, ognuno con la stima, quanto ci vuole per passare da uno o dall'altro, ok? E quando si usa? Quando siamo abbastanza incerti, in realtà si può usare quasi sempre, però quando siamo abbastanza incerti e il rischio è abbastanza alto, si può applicare anche questa. Si basa su tre, non più una sola, ma si basa su tre stime, vuol dire chi dà le stime, comunque stessi, cioè non nascono da sole, quindi da uno dei due in precedenza dovete prenderli o copiare e incollare dal progetto analogo, oppure comunque fare il consiglio di esperti che metteranno tre, non solo una stima, ma tre stime, ok? Quindi sarà la stima ottimistica, che è questa, la stima probabile, l'M sta per il most likely, e la stima pessimistica, va bene? E cosa succede dopo? Dopo succede che possiamo applicare due distribuzioni a questa cosa per beccare il tempo più probabile di riuscita. La prima è la triangolare, ok? Adesso non voglio fare l'esperto perché si sente di questi, questa non lo so niente. E il calcolo è questo qua, ok? Della media, e loro beccano l'expected value qua. Va bene. Poi c'è una formula in realtà un po' più generalizzata di questo. Cioè la media? Sì. E poi l'altra è la pair distribution, che è la beta distribution in realtà, che va così, ok? Quindi è la gaussiana con i vari sigma, ok? A cosa servono i sigma? I sigma danno un livello di confidenza, ok? Danno anche la probabilità di una certa data, di effettuare il task di una certa data. Okay? La direzione standard. La direzione standard, esatto. Quindi poi calcolando i vari livelli di confidenza, facendo la sommatoria di questa roba qua. Però questa qua non tiene conto tiene conto solo della pessimistica, dell'ottimistica e non della più probabile. Sì, perché anti è dritta, se no sarebbe un po'. No, questa no. Questa è una versione classica, era giusto per far vedere che tendenzialmente voi dovete ricadere comunque qua. Però se viene calcolato su che trend, in realtà viene pesato anche sul valore. Dopo vi mando un link dove spiegate. Vabbè, quello, la gaussiana sul valore. Il problema della gaussiana, sì, così, è che c'è una probabilità non zero che il progetto finisca in un tempo negativo. No, no, no.
sono un po' di tempo negativo. Questo non c'è, la nessuno mai prenderà queste stime qua. Cioè, il tuo sigma sarà sempre il cos'è qua? Più 2, no? Ah, ok. Cioè, tu farai la tua stima sempre sul più 2. Ah, ok. O comunque in questo intervallo. Perché quello che tu hai messo come TO ti finisce qui. Quello che tu hai messo come TM è qua. E quello che hai messo come TP è tutta questa roba qui. Ok? Poi in realtà c'è un grafico reale che è diverso da questo, ovviamente. E quindi le mie considerazioni su tutto questo, ok? Le stime sono uno strumento, è uno strumento per tutti, anche per chi fa solo il programmatore, è uno strumento anche per lui, è uno skill che bisogna acquisire, e si può acquisire, e non è assolutamente un problema, ok? Fattore fondamentale è la comunicazione in qualsiasi progetto, perché se non vi parlate con i vostri teammates o con cliente o con cliente esterno, con i fornitori, ci saranno delle lacune che vi tireranno giù il vostro progetto. Riprendo il punto primo: qualsiasi stima farete non verrà mai rispettata al 100%, quindi mettetevi l'animo in pace. E le tecniche per stimare tendenzialmente si utilizzano queste tre, che è nel mondo del software, però poi le varie istituzioni hanno inventato una catena. Okay. Chiudo con questa slide, che in realtà è un po' controversa perché non si capisce se è veramente di Eisenhower oppure no. Però plans are worthless, but planning is everything. Quindi i vostri piani non servono a niente, però la pianificazione è tutto. Ok. Beh, grazie. Abbiamo qualche domanda prima dell'estrazione della licenza. Allora, quel piano, scusa, non mi ricordo più come si chiama, VTS. Non è un po' troppo lì, cioè è VBA. La mia esperienza è che alla fine è vero, all'inizio grandi linee ci sei tutto, poi quando vai nel dettaglio di implementazione alcune cose iniziano a perdere significato, altre cioè, hai ragione, quindi ci deve essere un è po' così, di citare questo. È così, infatti questo per me è dopo, cioè questo è il risultato finale dove tu la dinamicità l'hai già placata, o con le user story o con il PRD un po' definito. Poi i tempi sono sempre quelli, il tempo è sempre poco, quindi è vero quello che stai dicendo tu. Cioè una volta tu hai prodotto il VBS c'è il rischio che poi qualcun altro lo rilegge e dice ma questa roba qua non c'è neanche nel progetto. Mentre vado a implementare inizio a vedere, no aspetta questo inizio a aggiungere punti. Inizio a aggiungere punti e poi arriva degli altri e dice ma questo non ha più senso. Questo è solo parte questo è uno strumento per fare le stime. Ok? Poi se tu decidi di, come facciamo noi ad esempio nel esame, facciamo così. Ci basiamo, o almeno fino a poco tempo fa ci basavamo 100% su questa roba qua. Abbiamo capito che è sbagliato e comunque ancora lo stiamo facendo. Però magari con qualche aggiunto in più. Quindi ogni task poi viene, magari questo viene ancora spezzettato in mini task. Questo usato per fare i preventivi? Anche sì. Quanto sono grossi di solito i progetti? Come numero di righe, tu dici? No, con numero di giorni uomo, anzi, con numero di tempo. Cioè sono robe da un anno, robe da... Come hai fatto? Sì. Cos'è che hai fatto oggi? 110 giorni. No, un anno mai. Mesi. Il più grosso che ho preventivato io personalmente, 256 giorni. Cioè, come è? Giorni uomo, sì. Così. Fatti in quanti giorni? Per fare questa roba qua? No, è quello di 256 giorni. E ancora in corso? No, quanti uomini erano? Se vuoi, ma quanti uomini erano? Mezzo.
Quindi, allora questo lo puoi usare dopo per fare l'effort, ok? Per fare la squadra, sì. Ti basi su questo, sì. Ma ti fai un mini configuratore, nel senso, questo lo passo io in una formula Excel sheet manuale, dove ti metti i ruoli e metti i percentuali, te lo dico anche su questo. E nel vostro, nella vostra azienda lavorate, le persone lavorano su progetti contemporaneamente? Allora, persone senior tendenzialmente sì. Ah, ovvio, sì. Quindi sì, tutti sì. Ah, tutti senior. Tutti sì. No, si cerca di aiutare ovviamente. Quindi se tu sei per una settimana, sei bloccato su un progetto, si cerca di aiutare, però essendo una agency comunque è difficile. Quanti progetti ricordativi avete contemporaneamente? Sei. Perché ci sono alcuni che sono sempre sì, così, no? E altri che sono usuti, adesso non erano tre. Quindi vi serve tanto per fare gli interventi di questo povero? Non so, solo, anche per... No, anche per capire dove siamo andati. Ah, ok, quindi li guardate anche mentre sì. Siete andando avanti? Cioè, ci consulti. Dovresti fare anche questo lavoro qua. Però serve una persona dedicata, cioè serve un cliente dedicato che fa solo questo. Se uno inizia a fare anche il guardare, non so, non però lo, allora, scusa, chiudo. Sì. Lo strumento ha delle limitazioni, però non vuol dire che non devi usare. No, infatti era solo una curiosità, perché così l'avevo presentato, così mi sembrava una cosa molto rigida. Io certo. Per me me ne faccio queste cose, ma mi accorgo che c'è dinamicità in questa struttura. Quindi... Certo. Hai delle letture da consigliare per approfondire un po' questo argomento, o libri? Certo. Se dovete partire da zero, il Project Management Value of Knowledge è il must assoluto, dove tutte queste cose qua le trovate, le vedrete, spacchettate sotto forme più impossibili, proprio a livello più granulare, dove il UBS non sono 40 righe, ma sono cose veramente assurde. Nel Project Requirement ci mettete anche gli obiettivi, cioè cosa c'è, no? Rispetto alla specifica software? Funzionalità del progetto, microscopiche, però più lato prodotto. Ma ci sono anche gli obiettivi di business? Li puoi mettere, però non ti servono di solito. Io te lo sconsiglio, cioè fai il documento a parte, almeno che non fai business, non segui tu lato business, non inizia di PRD. No, potresti dare un overview, perché chi poi ti farà il prodotto, è chiaro che se sai questa cosa serve per, è più facile proporre anche una soluzione più adeguata, ok? Ah, sì. Quindi se io ti dico mi serve un tasto rosso in angolo a destra, tu dici ma perché? Magari alza le conversioni, insomma, sono stanzato, però sì, me lo metti, però non mi metti questo tasto rosso, mi deve alzare le conversioni al 15%. E vi capita di andare più lunghi di quello che vi faccio? Certo. E come la gestite col cliente? Assorbisce il costo. Ah, lo assorbisci subito molto, certo. Prima la parte a corpo e poi dopo eventualmente quello che fanno tendenzialmente, quello che cercano di fare le agenzie è fare una parte a corpo e poi fare quindi fixed price, sì. E poi fare T&M, okay? Sì. Oppure fare tutto T&M, sì, però sì. Siccome deve essere commerciale più bravo del mondo per fare tutto il progetto a T&M, sì. Non succede quasi, e cominci con la parte a corpo, si quindi fai fixed e poi cerchi di sì. Però su progetti grossi non. E quando fai il tema che tu non devi, o le fai comunque, però le fai comunque, sì, perché è uno strumento, come dicevo io, non solo per il business, ma anche di controllo e anche di pianificazione di capacità. Ah, per sapere anche quando è da sussidiare. Certo, okay. Sì, perché l'effort, hai stimato l'effort, hai fatto il delivery plan e chiaramente le persone poi le vedi. Sì, sì. Okay. Va bene. Grazie. Grazie a voi.